tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Monster Hunter Stories. Nello scorso video ho fatto un bel giretto per tutta quanta l'isola, abbiamo sconfitto un mostro che era non stato contaminato dal flagello nero, ma comunque era abbastanza arrabbiato, e abbiamo trovato però scaglie di flagello nero. Quindi sta arrivando anche qui, ma prima di affrontare la gravissima minaccia, dobbiamo parlare con Fioralicia. Qua, sulla spiaggia, eccola qui, va. Intanto qua c'è un altro che le sta facendo la corte. Ehi, Tato, lei già ha qualcuno con cui avere a che fare, eh? Fioralicia, c'è qualcosa di cui ti devo parlare. Anch'io. Oh, Naviro, non ti piacerebbe restare qui al villaggio? Come? Non vuoi? No, non è questo, è che... Tutti sarebbero felici se tu rimanessi, te lo assicuro. Persino Tigre. E hai sentito bene? Qualcosa di strano sta succedendo sull'isola. L'hai notato anche tu, Fra Alicia? Se tu solo rimanessi con me, so che mi daresti così tanto coraggio. Non vuoi restare? Fiora Alicia. Sì. Pensa solo molto bene a cosa stai facendo. Amico mio. Ci sto pensando effettivamente. Fioralicia! Stai tranquilla, Fioralicia, ti salvo io. Socio, avrò proprio bisogno del tuo aiuto questa volta. Chissà perché quello Young Garuga mi sa tanto che verrà infettato dal flagello nero. Andiamo alla spiaggia Pau Pau. Va bene, amico mio. Allora, io penso di essere tutto... Sì, tutto pronto. Bene, bene, bene. Allora, ho molta paura perché sarà molto forte quel nemico, me lo sento. Allora, ho visto delle armature ora dal fabbro e anche delle armi davvero davvero interessanti, ma ho bisogno tipo in totale di 14, no, di 30.000, 38.000 in totale. Non penso che ce li ho. Ossa edilizia, sì, dovevo prendere delle ossa grandi. Le ho trovate queste ossa grandi. Allora, l'ho detto, la cosa che mi preme è il fatto che questo qua probabilmente sarà un tizio infetto. Guarda, vengo in volo con Rata, almeno facciamo prima. Vai, bello mio. Solca i cieli. Che bello volare con Rata. Ah, quindi quella era la sua tana, il suo nido. Va bene, va bene. Infatti doveva essere di qualche mostro grande, no? Allora, io metterei davanti però lo Yankutku, perché... Non so, mi ispira lo Yankutku. Fioralicia! Ho detto, questo è il mostro che ha rapito Fioralicia. Testa, coda e corpo. Sì, il corpo sarebbe il mostro intero. Ah, fa la tecnica lui. Mi fa molto piacere. Attacca con la coda o sbaglio? Ma quanto male. Ah, lui attacca tutto, è vero. In sella, socio. Attacchiamo ancora. No, fa anche lui potenza. Super veleno nocivo. Attacco velocità. E ora ha fatto coda tossica, che è appunto tecnica.
Yanku. Fai un attacco velocità. Perché fai un attacco velocità, Yankutku? Non puoi fare l'attacco velocità, per favore. Io ti curo, però non mi fare l'attacco velocità. Ti è andata molto di lusso, Yankutku, Vabbè, ovviamente. Ah, questa è facile, dai. Vabbè, questi eventi così sono facili. Voglio dire. Ah, possiamo combattere allora. Vai sulla coda. Ovviamente contro di me. Oh, e basta! Oh, abbiate questo. Casca, sta coda o no? Ma la smetti di colpire me? Cambia un po' mosti, mettiamo un po'. Tieni Kurupeko. Attacco velocità fai? Anche a me tocca cambiare le pozioni, le mega pozioni. Posso portarne solo 5. Devo mettere un altro slot solo per le mega pozioni? Boh, va bene. Ma questa non la perdo, amico mio. Te lo sogni. Let's go. Dai, grande. Oh, oh, il legame al massimo. Vai, allora, sulla coda. Oh, la coda è andata. Velocità diminuita. E allora, potenza sulla testa. La testa pure era potenza. No, la testa è potenza invece, vero? Sì, la testa mi pare che faccia un attacco potenza. Non attaccherà un po' troppe volte lui? Così a sentimento intendo, Allora che faccio? Mi curo solo io e aspetto che il Mosty vada giù? Eccolo, a posto, niente. Cioè, questa è persa, questa è persa praticamente ora. Non lo so. Aumento legame? Non può più attaccare due volte per turno. Alleluia, direi. Alleluia. Non lo so. No, abilità legame no. Devo fare attacco velocità ora, ma perché? Devi capire il suo schema, Naviro lo sa il suo schema. Ora fa solo attacco velocità, quindi. Può fare solo attacco velocità. No, può fare anche altro. Però il fuoco fa meno male. Ok, ora fa anche lui tecnica, va bene, va bene. Va bene, va bene, va bene, abilità legame, via. Speriamo che cada, se cade... Posso curarmi. Ah. Così? Ok.
Pensavo di perderla. Rata è molto forte, effettivamente. Ha fatto un bel danno. Fioralicia, sei ferita? Naviro. Grazie Naviro, e anche a te Link. Avete salvato il villaggio, siete degli eroi, e anche quella nebbia nera è sparita. Come premio puoi strofinare il naso nella mia morbidezza quanto vuoi. Non c'è bisogno di ringraziarmi. Siamo soliti che Fiorlice e il resto del villaggio stiano bene, vero socio? Io. Naviro, anche ti ho giudicato troppo in fretta. Ti porgo le mie scuse. Anch'io chiedo scusa. Non fa niente, ragazzi. Tenevo tutti a distanza. Di, non resterai al villaggio con noi? Fioralicia, tutti al villaggio sarebbero felici se restassi. Tigre. Ho deciso. Potresti darmi solo un momento? Figurati. Grazie per aver salvato Fioralicia. Ho sempre detto di essere diverso e così nascondevo i miei poteri. Ma anche se ero diverso sono riuscito ad andare all'avventura con te. Non mi vergognerò mai più dei miei poteri. E tutto grazie a te. Tu sei il miglior amico che un Felin possa desiderare, socio. Ho deciso. Continuerò l'avventura con il mio amico. E fermeremo il flagello nero. Resterò con te fino alla fine, amico. Link, è arrivata una lettera indirizzata a te presso la casa del capovillaggio Mallory. Emergenza, tornati subito a Gildegaran, Lilia. Andy Lilia, sembra che siano i guai. Dovresti andare a controllare, Link. Posso gestire la situazione finché non fai ritorno? È il dovere di un buon rider. Rimarrò anch'io qua nel villaggio Copney. Aiuta la tua amica, Link. Grazie Ciccio, grazie Vinia. Prendetevi cura del villaggio per noi. Allora è così, È tutto sotto controllo, Naviro. Sparisci pure di nuovo, se è ciò che vuoi. Ma assicurati di tornare appena ne hai la possibilità, ok? Già, torna sano e salvo. Ti aspettiamo tutti. Fioralicia è già andata al molo. Vai a parlarne, ok? Certo, ci vediamo, Tigre. Ciao, Zigzag. Fioralicia, ora devo andare. Solo noi possiamo risolvere questa situazione. Lo so, sei un vagabondo per natura. Non potremmo stare sempre insieme. Ma è anche per questo che non importa. Lascia pure la sicurezza del villaggio nelle nostre zampe. Cerca di tenere Naviro fuori dai guai, Link. Grazie, Fioralicia. È ora di infiare le ciambelle in borsa e metterci in viaggio. È arrivata una lettera da Lilia. Vuole incontrarti immediatamente per parlarti. Deve essere successo qualcosa. Sali subito su una nave e dirigiti alla sala degli scribi di Gildegaran. Va bene, ma lo farò nel prossimo episodio. Bene, con questa vista non troppo incantevole. Ah, questa è bella così, dai, va. Eccola qua, così è più bella. Bene, per questo video è tutto. Io vi ringrazio per averlo seguito. Nel prossimo episodio andremo a vedere cosa è successo a Gildegaran. Probabilmente il flagello nero si è rifatto vivo o sta succedendo qualcosa in qualche altra parte del mondo. E lei si trova lì perché sta facendo la scribacchina e tutto quanto il resto. In ogni modo, in descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili e ci vediamo al prossimo video. Ciao!